In primissima fila? Siamo venuti un'ora fa. Appassionate? Giocatrice 51 anni fa. Per me, che sono stata una pioniera, per vedere loro che giocano un mondiale, per me è un'emozione enorme. Vederlo qui circondato da tante donne. Qua poi è il massimo, la Casa Internazionale delle Donne. Pronostico? Vince l'Italia 2-0. E lei non si vuole più muovere da qua? No, perché... non mi muovo più. Visto segnare la Girelli qua e sto qua. Quindi non si siederà tutta la partita? No, sto qua, non mi muovo. La signora non la facciamo più spostare da là? No, sta lì, così, porta fortuna. Sta bene lì dove? No! Sei bagnato. Lei è una delle più sfegatate. Sì, anche io giocavo a pallone quando ero piccola, mi piaceva tantissimo. Giocare a casa. Ero l'unica femminuccia insieme a una squadra di maschietti. Mi aspettavano, ma non cominciavano la partita se non arrivavo. È veramente piacevole vedere il calcio femminile. È corretto, non ci sono tackle troppo forti, insomma è competitivo ma non è aggressivo, non so come dire, è piacevole. Ma si vede oggi che c'è una tattica, che c'è uno schema, oggi c'è, finalmente c'è quello che ci è mancato a noi, ma ci divertivamo tantissimo, eravamo piene di passione. Sweetman, Plummer. Pallone per Adamo Lekun, Quagni lo allontana. Ecco. Salire in pressione, vediamo se adesso è il momento, sì che lo è. Bell'entrata in campo di Aurora Galli con il numero 4. Quindi 5-0. Vai.